Vogliamo calcolare l'aumento di entropia nel passaggio spontaneo di calore da un corpo caldo a un corpo freddo. È un processo reale irreversibile, i due corpi A e B, caldo e freddo, vengono posti a contatto tra loro e l'entropia aumenta proprio perché è un processo spontaneo. La variazione di entropia però non si può calcolare con il processo reale irreversibile, ma per il calcolo è necessario invece modificare, immaginare un'altra trasformazione che sia reversibile. Qual è questa trasformazione? Che i due corpi caldo e freddo in realtà non debbano mai entrare in contatto tra loro, ma A deve essere messo in contatto con un'infinità di sorgenti a temperature decrescenti che lo portano dalla temperatura iniziale calda, per esempio 100 gradi centigradi, fino alla temperatura di equilibrio. Per esempio 50 gradi centigradi. Allo stesso modo il corpo freddo B, invece di entrare in contatto con A, deve essere messo in contatto con una serie infinita di sorgenti a temperature progressivamente crescenti fino a portarsi, per esempio, da 20 gradi centigradi a 50 gradi centigradi, che è la temperatura di equilibrio. In ciascuno di questi brevissimi contatti, ciascun corpo è in equilibrio termico con le sorgenti esterne. Quindi sono trasformazioni reversibili perché ogni corpo è in equilibrio termico con l'esterno e scambia calore con le sorgenti esterne, progressivamente che si scaldano, si raffreddano in modo impercettibile e scambia in modo reversibile questo calore. Durante il raffreddamento A cede calori infinitesimi in modo reversibile alla sorgente esterna con cui è in contatto in quel momento, mentre invece B assorbe calori infinitesimi in modo reversibile dalla sorgente esterna istantanea. Vediamo che significa con un disegno. Questa è la situazione, corpo caldo, corpo freddo, per esempio 120 gradi centigradi messi a contatto, questa è la trasformazione reale. Passa calore, A e B sono la situazione iniziale quando i due corpi stanno a 120 gradi centigradi e B è la situazione finale quando invece i due corpi hanno raggiunto l'equilibrio termico alla temperatura di equilibrio TE dopo il passaggio di calore. Questo processo è irreversibile e non va bene per il calcolo dell'aumento di entropia. Allora, la situazione immaginaria invece reversibile è questa, caldo e freddo, i due oggetti messi a contatto con un'infinità di termostati. L'oggetto caldo messo a contatto, cioè messo dentro a termostati a temperature progressivamente decrescenti, 99,9, 99,8 gradi centigradi fino a 50 gradi centigradi. E lo stesso il corpo freddo messo dentro un altro termostato a 20, 21, 22 fino a 50 gradi centigradi. Il corpo caldo cede calore in modo reversibile a ogni contatto, un calore infinitesimo o delta Q reversibile negativo. Il corpo freddo invece acquisisce calore in modo reversibile attraverso tutti questi contatti infinitesimi. L'entropia in ciascuno di questi contatti infinitesimi aumenta o diminuisce, la variazione infinitesimale di entropia può essere positiva o negativa o zero in base al calore se viene assorbito o ceduto o non scambiato. Questo vale in generale ogni volta che c'è un contatto termico tra un oggetto qualunque e un termostato a temperatura T. Quindi già sappiamo come calcolare il calore che viene scambiato attraverso la formula, quella che si chiama la legge fondamentale della termologia, quindi calore specifico del materiale che costituisce l'oggetto, per la massa dell'oggetto, per l'aumento o la diminuzione infinitesimale di temperatura. Questo vale in generale per un qualsiasi oggetto, poi lo applicheremo al corpo caldo e al corpo freddo. L'aumento o la diminuzione complessiva di entropia si calcola sommando tutte queste infinitesimali variazioni di entropia tra lo stato iniziale e lo stato finale di quell'oggetto generico che stiamo considerando. Quindi andiamo a fare l'integrale di questa quantità, calore specifico per massa fuori dal segno di integrale, e dobbiamo integrare dt su t, ma questo integrale è il logaritmo della temperatura finale diviso quella iniziale, e quindi l'aumento complessivo o la diminuzione complessiva di entropia si calcola con questa formula, che sarà un valore positivo se la temperatura finale supera quella iniziale, così l'argomento del logaritmo è superiore a 1 e il logaritmo è maggiore di 0. Se invece l'oggetto ha diminuito la sua temperatura, T finale minore di T iniziale, questa variazione di entropia sarà negativa e l'oggetto si è raffreddato cedendo calore attraverso un'infinità di scambi di calore reversibili e ha diminuito la sua entropia. Ora applichiamo questa formula ai due corpi caldo e freddo. Quindi il corpo caldo passa dallo stato iniziale C allo stato di equilibrio E,
quindi calore specifico del corpo caldo, massa del corpo caldo, logaritmo della temperatura finale del corpo caldo, che è la temperatura di equilibrio, diviso la sua temperatura iniziale, che era la temperatura calda. Siccome il corpo caldo si è raffreddato, T è minore di Tc, questa variazione di entropia è negativa, come detto qua, quando la temperatura finale è minore di quella iniziale, l'entropia diminuisce. Questo vuol dire che appunto è negativa. Invece il corpo freddo passa dallo stato iniziale F, freddo, allo stato finale E, equilibrio, e aumenta la sua entropia. Si calcola l'aumento nello stesso modo di prima: calore specifico del corpo freddo, massa del corpo freddo, logaritmo della temperatura finale d'equilibrio diviso la temperatura del corpo freddo o iniziale. Questa temperatura T è maggiore di Tf, quindi è un aumento di entropia. L'aumento totale, la variazione totale di entropia del sistema composto dai due, che è un sistema isolato, possiamo immaginare che questo sistema non scambi calore con l'ambiente esterno, ma soltanto le due parti del sistema tra loro. Quindi la variazione di entropia totale del sistema totale tra la situazione A, che è questa, i due corpi a temperature diverse, e la situazione finale B, quest'altra con i due corpi alla stessa temperatura d'equilibrio, si calcola semplicemente sommando le due variazioni di entropia del corpo caldo e del corpo freddo, la prima negativa, la seconda positiva. Ora immaginiamo come caso particolare, per fare i calcoli più semplici, che i due oggetti siano identici sia come materiale, quindi stesso calore specifico, che come massa. Allora è giustificata l'ipotesi fatta all'inizio, che la temperatura intermedia, 320 gradi, è esattamente la media aritmetica, 50 gradi. In questo caso, perciò, queste due formule si semplificano, perché i calori specifici e le masse sono uguali, quindi possiamo raccoglierle quando andiamo a fare la somma delle due variazioni di entropia, e rimane quindi la somma dei due logaritmi, ma la somma dei due logaritmi è il logaritmo del prodotto, il prodotto degli argomenti. Perciò abbiamo il logaritmo di TE al quadrato diviso il prodotto delle due temperature iniziali, calda e fredda, e si può dimostrare che questa quantità, cioè l'argomento del logaritmo, è positiva, perciò il logaritmo è maggiore di 1, perciò il logaritmo è positivo, e questo significa che la variazione di entropia del sistema intero composto da due corpi caldo e freddo è stata una variazione positiva, quindi un aumento di entropia, come è giusto, perché il passaggio di calore dal corpo caldo al corpo freddo è un passaggio spontaneo, è un processo irreversibile. Però per calcolare l'aumento di entropia abbiamo avuto bisogno di sostituire la trasformazione reale, che era un semplice passaggio di calore per contatto tra i due corpi, con una infinità di trasformazioni infinitesimali, tutte di equilibrio, in cui ciascun corpo veniva separato dall'altro, messo invece in contatto con un'infinità di termostati a temperature decrescenti oppure progressivamente crescenti. Ora si può dimostrare che anche se i due corpi fossero diversi, quindi diversi materiali, diversi calori specifici e diverse masse, masse diverse, l'aumento di entropia sarebbe comunque positivo, perché comunque il passaggio di calore è sempre spontaneo, anche per due corpi diversi si può dimostrare.